Permettetemi questa cosa. Tanto lo sapete che a me danno del servo del padrone perché scrivo libri per la Mondadori, lavoro a Mediaset e così, e del comunista perché è tutta una serie di cose. Per cui sapete, insomma, che io sono trasversale, riesco a farmi odiare da tutti e due gli schieramenti. Non è un problema. Non parleremo di politica, noi cantiamo, ridiamo. Tra l'altro il primo disco, ragazzi, è un pezzo della Madonna che vi ho proprio messo lì per voi. Cioè, ci ho messo George Harrison insieme a Bob Dylan, insieme a tutti. Cioè, una roba pazzesca. Però c'è un limite a tutto quando si parla di politica. Non parlo del fatto che ieri è passato il decreto, avete visto, cioè se noi facciamo qualcosa, ci processano, andiamo in galera, un politico invece lo è, come ai tempi degli schiavi dei re. Ma non è questo il punto, c'è un limite a tutto, questo lo devo mandare in onda. Io siano ecco. Scusi, lei è fuori ordine. Chi, io? Attenda, arriverà il suo turno. Io, bravo! La prego. Scusi, la prego. Sì. Lei non ha in questo momento l'opportunità di intervenire. Perché? Perché l'intervenire qua. Allora. Io faccio, bravo. Senta, lo potete accompagnare gentilmente alla porta? No, povero cagnolino. Non credi, aspetta. La prego. Lei è un villano e i villani meriterebbero ben altra cortesia rispetto a quella che io sto praticando nei suoi confronti. Si vergogni. Vuoi botte? È un provocatore. Ma sei matto a dire vuoi botte? Ma non puoi dire così al presidente. Vuoi botte?